Ciao mondo, ci riprovo. Sono uscita dall'aeroporto dove appunto sto facendo lo scalo per tornare a casa e nulla, mi sono messa gli auricolari in modo che possiate sentire meglio. Avevo qualche notizia da dirvi. Allora, questo video vale per tutte le persone che devono viaggiare o vogliono viaggiare nei prossimi tempi, ok? In modo che siate il più informati possibili. Allora, quando si rientra in Italia da un viaggio si deve fare il tampone, ok? O fare 72 ore prima di rientrare un test rapido, un tampone, quello che volete. L'importante è che dimostriate che siate negativi. Questo vale sia per l'Italia che per la Spagna. Allora, Spagna nel senso hanno introdotto da ieri questa nuova legge in Canaria per tutelare il turismo. Allora, io vi parlo di Malpensa, ma so che anche altri aeroporti sono forniti. C'è un link, poi nel caso vi metto giù nelle foto se vi serve il link sul quale registrarvi per poter prenotare il tampone una volta scesi dall'aereo e in che orari. Se no appunto potete chiamare la vostra ASL e prenotare appunto il tampone, ma fino a che non avete l'esito siete in quarantena. Questo vale per il rientro in Italia. Adesso, da ieri, hanno introdotto questo nuovo regolamento anche in Canaria, ok? Quindi io prima di entrare in Italia mi sono fatta che nessuno ha controllato, lasciamo perdere tutti questi controlli che non esistono. Mi sono fatta il tampone, avevo il mio esito negativo, me lo sono portato appresso e niente, ma me lo riporto indietro. Nessuno ha controllato né niente. Adesso che sto ritornando in Canaria, nonostante dicono che è valido tra 10 giorni, è una questione sostanzialmente organizzativa e io non vado in una struttura turistica ma vado a casa mia e quindi non ero in ogni caso obbligata, niente, ho fatto in una clinica privata 40 euro con una goccia di sangue il test rapido e ovviamente vabbè, negativo, me lo sono portato appresso se qualcuno me lo dovesse mai chiedere. Quindi consiglio a tutte le persone, indipendentemente che sia obbligatorio da oggi o dai prossimi 10 giorni, di farlo, ok? Non fate, se non avete sintomi non vi serve fare il tampone e se non siete stati a contatto con persone positive, però appunto potete fare tranquillamente, in genere con 40 euro, quello rapido con la goccia di sangue vi dice subito l'esito, ok? Non stiamo qua a parlare dell'attendibilità dei test, vero, non vero, pilotati, eh? Ok, quelli sono, quelli dobbiamo tenerci, questi bene o male sono i prezzi. Cos'altro volevo dirvi? Che le persone che verranno a stare in complessi, quindi turistici, ma io consiglio anche a chi affitta case di fare lo stesso, e l'agente seria lo farà sicuramente, di informare appunto le persone che devono fare o venire con già un test negativo alla mano e darne una copia, penso ai gestori, in modo che se esce qualche controllo l'abbiano da mostrare, o invitare le persone entro 48 ore dall'arrivo a farlo, ospitarli per la notte, eccetera. Non si possono muovere fino all'esito, ma se fate quello rapido l'avete l'esito in 10 minuti. E nulla, se no se ne tornano a casa. Ok, queste sono le regole attive ora in Canaria. Io spero che controllino e che non sia come in Italia, che penso il 40% delle persone che è rientrato non ha fatto alcun tipo di test, però va bene. Vedremo poi come si sviluppa la cosa. E bisogna anche scaricare un'app che si chiama Radar Covid e tenerla attiva per 15 giorni, che bene o male ti dice se c'è stato qualcuno nelle vicinanze, avendo tutti scaricato, col Bluetooth attivo. Io ce l'ho scaricata da sempre, non ho mai avuto notifiche o che altro. E nulla, volevo quindi far stare un po' tranquilli le persone che viaggiano. I voli ci sono con meno frequenza, ma ci sono. Io adesso ho un bel pomeriggio qui di scalo in Spagna, in aeroporto, per poi andare a destinazione. Ho provato a scendere da uno e salire sull'altro, ma l'imbarco era già chiuso e mi è andata male, mi tocca aspettare. C'era anche un EasyJet diretto a Fuerteventura che non sapevo, non ho guardato come tratta, se no a quest'ora sarei partita tra un'ora e sarei arrivata ancora prima, nel mentre dello scalo io sarei partita e arrivata a destinazione, invece arrivo molto più tardi. E
Quindi tanti voli li stanno cancellando, ma tanti altri ci sono. Cioè, ragazzi, se volete partire, se una cosa si vuole fare, si raggiunge sicuramente l'obiettivo, la meta. Qua con me ho sentito qui in questa piazzetta tanta gente che, come si dice, che ha italiana che sta facendo lo scalo. Adesso non so le destinazioni, però ci sono tanti connazionali. L'aereo era abbastanza pieno, per venire qui a Barcellona c'erano un 90% della sua capienza. Per andare in Canaria, il volo che ho appunto perso, c'erano su un 120 persone. Cioè, non ho perso, io ho già prenotato quello di stasera, però ho provato comunque a vedere se mi cambiavano la rotta, ma non ho fatto in tempo. E nulla, adesso io sono qua con la mascherina, ma, cioè senza mascherina, ma siamo in uno spazio aperto, un filo d'aria al sole, distanziati, e quindi tutto tranquillo, tutta norma. Hanno tolto i carrelli, mannaggia loro, quindi mi devo portare appresso tutte le valigie se mi muovo. Qua i distributori davanti ai bagni dell'acqua, se una persona non vuole sentirsi obbligata a comprare la macchinetta, ci sono. Ok, sapete i classici rubinetti. Ok, invece a Malpensa manco a piangere. E nulla, c'è il Mac, ho mangiato al Burger King, menù ridotto, ma vabbè, comunque c'è, solo takeaway. E che altro posso dirvi? Niente, di stare tranquilli, non vi preoccupate, la gente comunque viaggia, io vi parlo comunque sostanzialmente Italia-Spagna, però vedo tanti, la Francia ha chiuso il lockdown, le scuole sono aperte e i voli ci sono, adesso non so se cargo o meno, ma io ho visto un paio di voli dopo il lockdown della Francia che arrivavano a destinazione dove sono io. L'Inghilterra fino ad oggi aveva da Londra un volo al giorno e nei weekend a valanghe, quindi vedremo l'evoluzionarsi di questa cosa, perché appunto in Inghilterra per 4 settimane il lockdown, la gente l'ha presa bene, ho parlato con gente comunque che abita in Inghilterra per chiedere informazioni più attendibili, le scuole sono aperte, semplicemente hanno chiuso ristoranti e bar, penso che il takeaway lo possano fare. E loro comunque non sono mai stati in giro con la mascherina, cioè in Spagna, in Canaria, da dopo il lockdown noi abbiamo sempre tenuto la mascherina ovunque. In Italia si è introdotta adesso questa nuova novità, a Londra non se ne parla neanche. Forse adesso lo stanno mettendo come obbligo di andare in giro anche con la mascherina per strada, ma non ne sono sicura. E che altro c'era? Niente, che la gente comunque è arrivata di recente, è in hotel, si sta divertendo, ha detto che il volo era comunque quasi pieno, mi sto riportando dei commenti di gente inglese arrivata nel sud di Gran Canaria in questi giorni. E niente, non vi preoccupate che i voli ci sono e vi aspettiamo con questo. Già a Barcellona c'è questo bel sole. Aspettate che arrivo di là. Ciao!